Assessore Liparini, diciamo che le parole chiave di questi progetti che sono stati ammessi sono verde, mobilità e riqualificazione. Sì, l'avevamo già visto nella fase di proposizione, quando abbiamo raccolto qualche mese fa le richieste da parte dei cittadini, quasi 300 le proposte che erano arrivate, nella maggior parte dei casi si trattava proprio di sistemazione di aree verdi e di interventi sulla mobilità, soprattutto la mobilità dolce, ciclabile, per una modalità diversa di fruizione della mobilità in città. I vincitori ricalcano quella che era la qualità dei progetti e la tipologia dei progetti e infatti in quasi tutti i municipi vincono quelle che sono delle richieste di investimento nella qualità urbana nel senso di una maggiore vivibilità, più verde, più biciclette. 4 milioni e mezzo in tutto a disposizione sono, no? Abbiamo 500.000 euro in ogni municipio per la realizzazione dei 9 progetti che si sono classificati al primo posto. Alcuni di questi in 3 casi non richiedevano l'intera cifra che era a disposizione, quindi potremo tentare di realizzare almeno in parte quelli che sono stati i secondi classificati. Bisognerà però vedere se con il budget residuale sarà possibile effettivamente portare avanti questi secondi classificati, che anche questi vanno nella direzione di un miglioramento della qualità urbana nei quartieri. Quando inizia la fase esecutiva di questi progetti? Dai prossimi giorni, dalle prossime settimane convocheremo i vincitori con gli uffici tecnici competenti per guardare ancora più nel dettaglio quelli che erano dei progetti che sono già conosciuti dall'amministrazione, perché ci sono stati più di un mese di incontri di coprogettazione. Adesso però bisogna fare i documenti progettuali, quelli veri, che possano essere poi recepiti nel piano triennale delle opere pubbliche. Senta, un'altra partecipazione dei cittadini che è attesa è quella per i Navigli. Voi avete deciso di sostituire il referendum con un dibattito pubblico. Da quando ci sarà questa possibilità di esprimersi? Siamo nella fase di definizione del soggetto che sarà terzo e indipendente che gestirà gli incontri. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di partire subito dopo i ponti che ci saranno a fine aprile, per il 25 aprile e il 1 maggio, e essere operativi subito dopo. L'affidamento avverrà in questi giorni e le prime attività saranno quelle della pubblicazione e quindi della redazione di un dossier di progetto che sarà il progetto ingegneristico completo, che è già pronto, e una sua versione ridotta e semplificata a fine di comunicazione, che invece sarà pubblicato e diffuso dai cittadini perché si possa iniziare a fare degli incontri e un dibattito sulla base di un'informazione puntuale. Ci saranno poi delle attività che saranno calendarizzate con chi è il responsabile della partecipazione, che sarà il soggetto che sarà identificato, che invece sarà nei mesi successivi, e si concluderà con lo stop estivo, con le assemblee e i sopralluoghi nelle aree dove sorgerà gli interventi e i lavori che sono stati progettati. Per finire, anche perché c'è già una roadmap, almeno una tempistica di inizio lavori, si parla del 2020? Si parla del 2020, ci bisognerà creare un calendario dei lavori anche all'esito di quello che sarà il percorso partecipativo, per capire come fare a scandire questi interventi in modo che non siano troppo impattanti sulla vita dei quartieri.